Il TAR conferma il no alla realizzazione di due nuovi supermercati in Corso Europa e via Einaudi a Piacenza, in totale 4.300 metri quadrati di superficie di vendita, respinti i ricorsi di due costruttori. La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà lunedì per 35.600 studenti piacentini, ma in aula manca a poche ore dal via ancora il 30% circa degli insegnanti, in particolare quelli di sostegno. Nella prima puntata della nuova stagione di Nel Mirino, protagonista la vendemmia del 2024 e settore vitivinicolo, le aziende sono drasticamente calate, ma la superficie media coltivata è aumentata. Ha preso il via stamattina la terza edizione del progetto diffuso di arte contemporanea XNL Aperto. Musei e gallerie, insieme a spazi e attori culturali, aprono le porte per far scoprire il patrimonio culturale cittadino. Calcio Serie D, dopo il passo falso dell'esordio, il Piacenza cerca domani l'immediato riscatto in casa contro il Corticella, mentre il Fiorenzuola va a caccia di un altro risultato positivo sul campo del Sasso Marconi. Tutte le altre notizie sono disponibili sul sito liberta.it.